Un venerdì speciale è quello che si è celebrato ieri presso gli impianti sportivi della SD Salvemini di Manfredonia, alla presenza del suo presidente Lino Troiano, che ha comunque attuato il progetto del Ministero dell'Ambiente Plastic Free. In sostanza, a tutti i bambini presenti che hanno terminato l'allenamento presso la scuola calcio sono state consegnate delle borracce di acqua, in sostituzione alle comuni bottigliette di acqua in plastica. Questo per evitare ovviamente di inquinare l'ambiente. Ha preso la parola l'avvocato Antonio Castriotta, già facente parte dell'associazione Si Ponto Pulita, che ha illustrato un nuovo progetto di pulizia dell'intera città di Manfredonia con altre associazioni, Green Dream e Ripuliamo le spiagge, e con i referenti di ciascun quartiere, che avrà luogo il 24 e 25 novembre 2019. Al termine della manifestazione ha preso la parola l'onorevole Antonio Tasso, anch'egli ha sottolineato l'importanza di tutelare l'ambiente, perché vivere in un ambiente pulito significa tutelare sostanzialmente la nostra salute e quella in particolare dei piccoli bambini presenti alla scuola calcio. Concluso il presidente Lino Troiano con l'auspicio che questa iniziativa, quindi di utilizzazione di borracce, venga assunta anche dalle altre scuole calcio di Manfredonia.